Ciao a tutti, allora innanzitutto prima di parlare della partita volevo scusarmi per l'uscita del video perché di solito esce prima, stavolta invece per colpa tra virgolette di tempistiche brutte, almeno per quanto mi riguarda, il video, anzi diciamo il video barra registrazione è uscito dopo, quindi scusatemi se magari boh, me l'aspettavate prima, insomma. Scusate! Insomma, detto questo, niente, bando alle ciance, parliamo della partita. Allora, come da titolo, secondo me, meno male si è pareggiato, perché la partita non si era messa assolutamente sui binari giusti. E va detto che, tra l'altro, appunto per quello, voglio fare complimenti al Pontedera, va detto appunto che il Pontedera è una squadra che probabilmente noi tutti, che si guarda solamente, diciamo, la classifica, perché io sarò sincero, per quanto riguarda le altre squadre, guarda la classifica, anzi parlo per me, diciamo me l'aspettavo qualitativamente meno forte, o almeno sinceramente per quanto riguarda la partita di ieri me l'aspettavo meno forte, ecco. Invece, come ho detto prima, voglio fare complimenti al Pontedera perché a parer mio è una squadra che in Lega Pro può dare veramente fastidio, perché non gioca male e quando deve difendersi, come si è visto ieri, lo fa in maniera molto molto adeguata, ecco. E appunto per quello mi voglio rilasciare il discorso che ho detto prima per quanto riguarda il pareggio. Ci è andata bene, perché vi dirò, anche se chiaramente rispetto a loro, noi eravamo quelli che cercavano più il gol, in questo caso il gol del pareggio, va detto che per quanto abbiamo spinto, seppur non tantissimo, abbiamo trovato il gol, diciamo, per diciamo 50% tra virgolette bravura e 50% fortuna, perché diciamo che come ho detto prima il Pontella si è chiuso bene e possibilità di fare gol c'erano poi, quindi diciamo che tutto sommato secondo me è un punticino buono. Fra l'altro, sempre rilacciando i discorsi della difesa, insomma della diciamo parte difensiva del Pontedera, va detto che meno, per nostra fortuna siamo stati bravi a accorgercene. E l'abbiamo fatto sì. L'unico modo che c'era di far gol era appunto cercare un cross decente, anzi di fare un cross decente e sperare che qualcuno la buttasse dentro. Cosa che meno male mi ha ritratto appena entrato l'ha fatta. Diciamo che quindi tutto questo stambardan che vi ho detto è appunto per dirvi che, come ho già detto, per nostra fortuna meno male abbiamo trovato il pareggio e secondo me, come è andata la partita, è un buon pareggio, ecco. Comunque, detto questo, un'altra aggiunta e poi parlo un po' di come è andata in maniera un po' più specifica, anzi come faccio io di solito, quindi specifico c'è veramente poco, comunque la partita. Una cosa che c'è da dire, oltre a Bero, ok, di aver portato un punto a casa, che sicuramente un punto è meglio di zero, è che secondo me questa partita qua ci è servita un po' da lezione, ecco, perché per quanto riguarda soprattutto, ma non solo, noi tifosi, e per non solo intendo la squadra, diciamo, secondo me questo pareggio ci ha fatto un po' rendere conto che bisogna rimanere con i piedi per terra, perché ok che venivamo da tot partite di vittorie consecutive, soprattutto parlando io, poi non so voi, però parlando magari con amici, barra persone così un po' del Livorno. Tipo gente che si era un po' montata la testa e questa cosa lì secondo me anche se chiaramente preferivo portarmi a casa altri 2 punti, venito dai 3 punti piuttosto che un punto, però tutto sommato ci può far bene, cioè c'è anche diciamo si può vedere anche il bicchiere mezzo pieno, ecco, perché questa partita ci ha fatto vedere innanzitutto che ancora una volta la Lega Pro è un campionato imprevedibile e anche l'ultima può benissimo vincere barra dar noia alla prima. E poi per quanto ci riguarda, questa partita se ne ci ha fatto rendere conto che non bisogna sottovalutare nessuno e che appunto, come ho già detto, bisogna rimanere con i piedi per terra, ecco, perché ogni partita ha la sua storia, indipendentemente da quanto possa sembrare difficile o meno sulla carta, ecco, o facile o meno, scegliete voi. Comunque, detto questo, niente, parliamo della partita. Spero che comunque avete capito il messaggio, che nonostante tutto, anche se magari si fa 10 vittorie di fila, sì, ok, essere giustamente un po' gasati, ma non sottovalutare nessuno, soprattutto magari quelle che momentaneamente sono nella zona media-bassa della classifica. Detto
perché comunque il campionato è ancora lungo e tante squadre secondo me devono dimostrare quello che valgono. Vedi, fra l'altro, se giocano così, perché sinceramente, come ho detto prima, inizio video e non seguo le altre squadre, vedi il Pontedera, che secondo me dovrebbe essere un po' più su rispetto a quello che è, almeno per quanto ho fatto vedere ieri, non è una squadra che merita di essere lì. Voglio parlare in maniera obiettiva. Comunque, torniamo all'ossa che avevo detto prima, ovvero parlare della partita. Allora, la partita, diciamo, è stata abbastanza strana. Più che strana, direi parecchio condizionata da chiaramente la qualità di tutte le squadre, ma anche dall'arbitraggio. Non una percentuale clamorosa, ma un po' condizionata. Soprattutto, anzi, quasi esclusivamente nel primo tempo. Perché? Perché per chi non avesse visto la partita, c'è da dire che, soprattutto per quanto riguarda un guardaline, anzi una guardaline, diciamo che quest'ultima l'ha buttata parecchio fuori, diciamo soprattutto per quanto riguarda le rimesse laterali e anche per gli angoli e i falli, se si può vedere, ma soprattutto per le rimesse laterali. Non tanto a sfavore nostro, ma bensì in generale, palle che devono essere rimesse via, soprattutto che devono essere del Pontedera lasciato a noi e viceversa. E questo si vince in determinati punti, c'è un po', diciamo, per quanto ci riguarda, condizionato, ecco, perché soprattutto gli sballi venivano fatti quando noi eravamo, diciamo, ad attaccare, ecco, Pontedera si difendeva, quindi. E niente, quindi è stata una partita strana e c'è da dire che il ritmo di gioco è stato abbastanza veloce per quanto riguarda tutte le squadre, anche se va detto che nonostante sia stato parecchio veloce, non velocissimo, il Livorno, per quanto parlando chiaramente di Livorno, non è che abbia fatto quella grandissima partita, perché non ci ha giocato veloce, allora vuol dire che Livorno ha giocato bene, perché ultimamente ha dimostrato questo. Quando Livorno gioca con ritmi abbastanza veloci, la gioca bene, ma questa volta non ha fatto la grandissima partita, che secondo me questa non grandissima prestazione, ma voglio dire che non è che Livorno ha giocato male, voglio dire che non ha fatto questa grandissima prestazione, secondo me è chiaramente stato dovuto in primis dal Pontedera, che non è ora per fare chissà cosa, però per quanto riguarda, anzi per di chissà cosa, però per quanto riguarda queste partite in classe di quest'anno, io penso che il Pontedera sia, non è la squadra che ci ha dato più noia, ma una di quelle che ci ha dato più noia. Quindi niente, ci tengo a puntualizzarlo, credo che Livorno non abbia fatto una decente partita perché il Pontedera ha giocato bene ieri. Quindi diciamo che è stata una partita strana perché appunto fra l'arbitraggio, fra la qualità avversaria, il Livorno si è trovato secondo me in una situazione un po' in difficoltà da non sapere cosa fare, soprattutto il suo tempo quando era in svantaggio da rimontare perché si chiudeva bene l'avversario e quindi il Livorno non ha gestito come doveva la partita. Va anche detto che a livello di prestazione, oltre a ciò, il Livorno sì, ok, il ritmo un po' veloce, anche se a volte quando non si passa fa, rallentava parecchio con passaggini in difesa, stramediate al portiere, quando secondo me in determinate occasioni non ce n'era bisogno, soprattutto quando sarà sotto. Va detto che Livorno, a parer mio, per quanto ci abbia provato spesso, non l'ha fatto svariate volte con l'aggressività vista, con la voglia vista in altre partite, in alcune partite precedenti, le quali appunto poi si è vinto. Vedi in primis, secondo me, la partita col Prato. Livorno veramente era partita a manetta, anche se con tutto il rispetto, come già dissi nel video commento della partita lì, il Prato ce l'ha fatto fa, ecco, diciamo che il Prato della volta lì non è che abbia fatto quella grandissima partita. Però secondo me, almeno all'inizio, prima di essere sotto, si poteva fare di più. Non che Livorno non abbia fatto niente, voglio puntualizzarlo, però secondo me poteva fare di più. Poi siamo andati sotto, si hanno fatto giustamente le barriate dietro e è successo quello che è successo e meno male siamo, come ho detto all'inizio video, riusciti almeno a trovare un fortunoso, tra virgolette, ve l'ho spiegato prima, perché gol. Perché sennò se ne poteva benissimo finire 1-0 e il Pontedera non aveva rubato niente, perché ha fatto, anche se era chiuso, ha fatto il gioco che probabilmente avremmo fatto noi in un campo, diciamo, ostile, ecco, se si riusciva a essere in vantaggio ci si difendeva, facevamo le barriate anche noi. Quindi
Quindi diciamo che tutto sommato è stata una prestazione secondo me sufficiente. E niente, secondo me doveva essere gestita meglio la partita in determinati punti e in determinati momenti, ecco. Però tutto sommato, meno male siamo riusciti a portarci a casa almeno un punticino. E niente, fatto eclatante, vabbè, a parte l'espulsione di Borghese che non ci voleva, perché ultimamente Borghese è il titolare difensore centrale fisso della squadra e secondo me meno male, perché per quanto hanno dimostrato i vari Rossini, anzi vai, Rossini, secondo me gioca meglio Borghese e quindi la cosa che ci può vedere un po' a svantaggio per la prossima partita e quindi è un fatto eclatante, secondo me, a questo Savì, però per il resto niente, non è successo altro, a parte come ho detto prima il discorso arbitraggio che in determinati momenti ha condizionato la partita e niente. Boh, no, sto pensando un po' se dire altro, ma non mi sembra di dover di altro, perché bene o male. Almeno stavolta, come poi volte è capitato quest'anno dal mio punto di vista, Foscarini ha fatto la formazione più giusta che potesse fare con i giocatori che ha a disposizione, perché per chi non lo sapesse è vantaggiato pur non giocando, si è rirotto, io vorrei sapere cosa fa, e addirittura voci diano che ritornerà nel 2017, quindi per quanto riguarda il prossimo mese di dicembre ce lo siamo giocato. E boh, basta, credo che non ci sia da dire altro. Ripeto, è stata una partita strana che secondo me si è gestita in maniera diversa dall'inizio, seppur non era semplice, poteva forse avere un epilogo diverso, perché nonostante tutto se il Livorno giocava con più aggressività quando il risultato era solo 0-0, forse, ripeto, forse, il risultato finale poteva essere diverso, potevamo portarci a casa 3 punti, perché di per sé secondo me, nonostante il Pontedera abbia fatto una buonissima partita e abbia un centroampo di tutto rispetto, soprattutto uno che ora non ricordo il nome, che praticamente conosceva palla, difficilmente andava a perdere e faceva quasi sempre, se non per dire sempre, l'ossa giusta. Però secondo me alla fine era fattibile, era possibile riuscire a portarci a casa 3 punti. L'unica cosa che ci tenevo a precisare, l'ho detto svariate volte, lo ripeto adesso, è solamente che, questo non l'ho detto, però mi era la discorsi prima, tanta gente ti dice, bro, cazzo, ho capito che la partita è andata così, però, dici, c'è il Ponte d'Era, guarda dove è in classifica, sì, però non bisogna sempre basarci più che sulle statistiche, sulla carta, ecco, perché appunto il Ponte d'Era è stata dimostrazione, inoltre, non scordiamoci che sì, ok, che veniamo da, se non sbaglio, cioè venivamo da 3 vittorie consecutive, ma non è che siamo la grande squadra che ha sempre il solito gioco che è affidabile, ecco, a volte Livorno fa un partitone, a volte dopo fa la partita di merda. Comunque, niente, detto questo, scusatemi se ho ripetuto tantissime volte le stesse cose, però, ripeto, ho voluto parecchio sottolineare il fatto che qualitativamente, almeno per quanto ha dimostrato ieri, domenica, vabbè perché sto registrando lunedì, il Pontedera non era questa squadraccia, anzi, c'è anche, come ho detto prima, qualche giocatore interessante. Quindi niente, detto questo, spero che comunque abbiate recepito il messaggio e questa sorta di commento superficiale, perché di per sé è stato parecchio superficiale. Però questo è quello che ho ritenuto giusto dover dire e quello che penso sulla partita. Quindi niente, detto questo, adesso se non sbaglio la prossima partita sarà fuori casa con il tutto cuoio. Anche lì, anche sulla carta è tutto cuoio, può non sembrare, ripeto, sulla carta, quella grande squadra. Non scordiamoci che in primis si va giù in trasferta e in trasferta è sempre, secondo me, più difficile rimanere già in casa. E poi, come è successo questa settimana prima, come è successo sempre nel calcio, stiamo attenti. Parentesi, per chi seguisse la Serie A, non scordiamoci Genoa-Juve, che la Juve è andata lì e poi ne ha presi tre. No, per farvi capire, eh. Quindi, in primis rimaniamo coperti per terra e subito dopo non sottovalutiamo le squadre. Perché fra l'altro non siamo nemmeno la squadra che può permettersi di fare la sborone, ecco.
Via, niente, detto questo, basta, c'è di altro. Ci si vede al prossimo commento. Non so se sarà su tutto cuore, perché non so se la vedrò. Cioè, nel senso, non so se avrò l'opportunità. Per ora sì. Comunque, ci rivediamo, barra, sentiamo in un prossimo commento. Vi ha detto questo, ciao. Ciao a tutti.